L'ascensione è uno dei grandi misteri che fanno parte del tempo di Pasqua e che ci aiutano a guardare alla fine dell'esperienza terrena di Gesù. Dopo la sua resurrezione, Gesù è apparso per 50 giorni presso i suoi, ha parlato con loro, si è fatto vedere, si è fatto toccare, ha mangiato con loro, si è fatto abbracciare, si è fatto anche toccare le piaghe sul corpo piagato dai segni della croce. Ha per tutti questi giorni testato e radicato la fede degli apostoli, perché poi potessero a un certo punto essere loro ad annunciare l'evento della redenzione e della salvezza. Ora è il momento del ritorno al Padre. Gesù li ha preparati con molta calma a questo momento, li ha aiutati a capire che se anche lui ritorna al Padre, ciò nonostante non abbandona la Chiesa. Il suo ritorno al Padre non significa abbandono, ma significa la sua guida, la sua presenza viva nella Chiesa attraverso il dono dello Spirito, che poi celebreremo domenica prossima con la Pentecoste, perché la sua presenza sia nella Chiesa totale, no? La Chiesa celeste e la Chiesa terrena insieme. Ecco, Gesù ascende in cielo ma non lascia i suoi, li segue in un modo nuovo e li manda. Allora potremmo farci questa domanda: perché il Signore ha dovuto necessariamente tornare presso il Padre? Non poteva rimanere qui, una volta risorto nel suo corpo glorioso, perché non ha potuto rimanere qui su questa terra e ha dovuto per forza ritornare al Padre? La risposta che provato a darmi è questa, che se il Signore fosse rimasto qui non ci sarebbe più stato spazio per la fede, perché se tu vedi un morto che è risorto davanti a te, lo tocchi, lo abbracci, gli tocchi le piaghe, mangi con lui, a un certo punto non credi più, perché quello che è l'oggetto della fede non c'è più, c'è la certezza, dell'evidenza delle cose, no? La fede si nutre anche, come dire, si colloca dentro un ambito di mistero, no? Mentre quando tu hai la certezza davanti agli occhi, non c'è più fede, è semplicemente quello, no? Quando saremo in paradiso, nel regno dei cieli, la fede non ci sarà più, perché non ci sarà più bisogno di credere, perché ciò che tu hai creduto lo vedrai dritto davanti agli occhi e lo contemplerai in eterno, quindi non ci sarà più spazio per la fede. Ecco, se il Signore fosse rimasto qui su questa terra, chiaramente non ci sarebbe più stato spazio per la fede, perché avremmo visto con i nostri occhi ciò che siamo chiamati a contemplare alla fine dei tempi nel Regno dei Cieli. Allora qui però qualcuno potrebbe fare una seconda domanda, va bene, ma allora perché c'era bisogno della fede? Ma il Signore non poteva, una volta redento, si è fatto visibile ai Suoi, agli Apostoli, ai Discepoli, non poteva rimanere qui anche per noi, per più di 2000 anni in mezzo a noi? Perché la fede deve essere per forza vissuta su questa terra e non potevamo già godere di questa certezza? E la risposta a questa domanda che mi sono dato è questa, è che se fosse stato così non ci sarebbe stato spazio per la Chiesa. La fede era necessaria per poter in qualche modo ripristinare l'antico errore del primo Adamo, l'antico errore del primo peccato. Noi sappiamo che quando Dio crea il mondo, lo crea come un paradiso terrestre, così lo definiamo, no? C'è un mondo perfetto dove tutti gli esseri creati, e l'uomo prima di tutti, sono assolutamente immersi in un contesto di amore e di bene, dove non c'è spazio per la morte, per la sofferenza, per il dolore, non c'è spazio per il peccato. Ma noi sappiamo anche che Dio crea l'uomo e la donna liberi, perché senza libertà non c'è amore, evidentemente, no? E quindi quando il primo uomo e la prima donna commettono il primo peccato, il peccato delle origini, proprio perché è il primo, proprio perché è la prima volta che l'uomo rinnega Dio, quella prima volta ha un effetto devastante. È come se creasse una crepa dentro la carlinga di un aereo. Entra l'aria, va in depressione e l'aereo precipita. E succede proprio questo. Perché una volta che l'uomo ha permesso al male di entrare in quella realtà perfetta, il male non è più uscito. In quel mondo creato è entrata la morte, è entrata la sofferenza ed è entrato il dolore, è entrato il peccato. E da lì in avanti Dio ha dovuto rimettere in moto le cose per avviare un cammino di redenzione, di salvezza, che si è culminato poi in Cristo, per ripristinare le cose. I padri della Chiesa vedono in Cristo, l'abbiamo detto tante volte, il nuovo Adamo, no? Come il primo Adamo
ha peccato e ha permesso questo squarcio in quel mondo perfetto, ora il nuovo Adamo che è Cristo ha risanato lo squarcio e ha permesso che tutto ripartisse. Ma perché c'è bisogno della fede? Perché di nuovo c'è bisogno della libertà. Come il primo Adamo liberamente ha detto di no, ora noi nella Chiesa liberamente siamo chiamati in Cristo a rinnovare il nostro sì, perché anche noi insieme a Lui siamo chiamati a mettere un rattoppo a quello squarcio che i nostri antenati hanno fatto all'inizio delle origini. E sembra un po' complesso, ma credo che questa sia la risposta corretta, no? Noi siamo chiamati nella Chiesa ad essere co-redentori insieme a Cristo, perché il bene trionfi, l'amore di Dio trionfi e quel paradiso che una volta era la terra, ora nel regno dei cieli sia di nuovo attuato. Ora capite che se Cristo rimane qui in mezzo a noi, se tutti lo vediamo, tocchiamo, lo stringiamo, per tutto questo non c'è più spazio. È come se in qualche modo quello squarcio lì che si era creato l'avesse risanato solo Lui e noi non facessimo più niente. Il Signore voleva che facessimo qualcosa anche noi. Come noi in Adamo abbiamo rovinato, ora noi in Cristo dobbiamo contribuire a risanare. Abbiamo rovinato noi quella creazione bellissima all'inizio e ora siamo noi, grazie a Cristo e alla sua salvezza, alla sua morte e risurrezione, alla grazia che da tutto questo deriva, siamo anche noi a dover ricontribuire a rimettere a posto le cose. Ecco perché c'è bisogno della fede e c'è bisogno della Chiesa. Qua Gesù lo dice chiaramente in questa pagina di Vangelo. Prima di ascendere al cielo, il Signore dà questo ordine: andate e fate discepoli tutti i popoli battezzandoli. La Chiesa ha questo compito. È come se il Signore avesse detto agli apostoli: per 50 giorni mi avete visto, mi avete toccato, avete mangiato con me, mi avete ascoltato. Io vi ho ancora detto tante cose, sappiamo che il Signore ne ha dette tante, non soltanto quelle scritte nel Vangelo. Dopodiché, finito questo, se n'è andato, affidando agli apostoli, con l'azione dello Spirito, il compito di proseguire. È come se in quei 50 giorni il Signore avesse cementato la fede di quelle persone. Gli apostoli, proprio per il fatto che hanno avuto questa grazia specialissima di essere in contatto col Cristo risorto per tutto quel tempo, non hanno più avuto bisogno di fede, avevano la certezza davanti ai loro occhi, ed è sulla loro fede, su questa loro certezza che si basa la nostra fede. Noi oggi crediamo grazie al fatto che quegli uomini lì, insieme a tutti gli altri discepoli, uomini e donne, hanno visto, hanno toccato, hanno verificato con mano la presenza del Cristo risorto. Ed è sulla loro testimonianza che si fonda oggi la nostra fede. Vedete che il Signore non ci ha detto ora arrangiatevi e provate a credere, ma ha dato gli strumenti alla Chiesa perché questa fede fosse radicata. Gli apostoli che hanno toccato il corpo glorioso di Cristo lo hanno visto con i loro occhi e la loro fede è diventata certezza. E tant'è vero che nella teologia si dice, no, che la rivelazione di Dio non è finita con la Pasqua di Cristo, ma è finita con la morte dell'ultimo apostolo. Quando l'ultimo apostolo muore si conclude la rivelazione. Perché? Perché anche gli apostoli, proprio per il fatto di aver toccato con le loro mani il Cristo risorto, di aver stretto tra le loro mani quel corpo glorioso, sono stati come risucchiati dentro la rivelazione. Anche loro ne fanno parte. Vedete che il contributo degli uomini a risanare quell'antico squarcio è già iniziato con loro. E ora prosegue nella Chiesa. E quando noi recitiamo il Credo, lo faremo tra poco, diciamo che la Chiesa è apostolica. Perché si fonda su quelle colonne, che non sono semplicemente un inizio generico, ma sono uomini che hanno avuto la grazia di toccare con mano il corpo glorioso di Cristo. Quella loro fede che è diventata certezza, contemplando quello che di fatto vedremo poi tutti nel Regno dei Cieli, oggi fonda la nostra fede in modo assolutamente autorevole e credibile. Ecco perché possiamo oggi contemplare questo mistero dell'ascensione guardando anche la nostra responsabilità. La prima lettura si concludeva così: gli Atti degli Apostoli, che ricordano proprio l'ascensione del Signore, dicono anche che comparvero due angeli e dissero agli Apostoli: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Colui che avete visto salire ritornerà nella gloria. E allora è un po' come se in questo modo ci fosse un invito rivolto anche a noi, no? Cari credenti, cosa state lì col naso per aria? Cristo è vivente, siede sul trono di Dio,
ma guida la Chiesa con l'azione dello Spirito e attraverso di voi chiede ancora oggi di continuare a dare questo annuncio di salvezza, inaudito, insperato, lo squarcio si ripara, ma bisogna che anche voi, dice, contribuiate a ripararlo. Cazzuola alla mano, con la calce ripariamo lo squarcio che si è creato all'inizio dei tempi, perché anche noi siamo chiamati ad essere co-redentori insieme a Cristo, a risanare le cose. Ecco, allora la nostra responsabilità è grande, questo ci invita a testimoniare, ad annunciare la fede impastando le mani nelle cose di questo mondo, un mondo ferito dal peccato, dalla morte, dal dolore, quante ne capitano, le vediamo anche in questi giorni, in questo tempo storico anche molto duro, c'è sempre bisogno, quanto mai, di un annuncio come questo. Cristo è risorto, ha aperto le porte del cielo, è salito e ha anticipato nella sua umanità il nostro ingresso nel regno dei cieli quando egli vorrà. Il mistero è grande, come vedete, ci siamo immersi dentro e il Signore ci invita nella Chiesa ancora oggi, dopo più di 2000 anni, a continuare questo annuncio. Allora chiediamo che la sua grazia ci aiuti in questo, ci aiuti ad essere degli operai fruttuosi, dei buoni lavoratori nella vigna, per continuare ad annunciare questo mistero di salvezza. Sia lodato Gesù Cristo.